Rassegna stampa locale di venerdì 15 febbraio in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Tutti i proprietari protestano, speriamo nella Cassazione. Dura reazione dopo la sentenza di appello che ha confermato la confisca delle abitazioni. Nel frattempo è in corso davanti al giudice monocratico il secondo processo sulla stessa storia. ASL, in 3 anni oltre 460 dipendenti in meno, allarme medici e sindacati, ma la manager rassicura sull'assistenza. Tra assunzione a tempo determinato e mobilità abbiamo reclutato un nuovo personale. Ecotassa, 12 mesi per evitarla. La raccolta differenziata Brindisi ha fatto passi avanti, ma il 30% circa raggiunto nel 2012 non è sufficiente allo Stato per evitare il prossimo anno l'applicazione dell'ecotassa e quindi delle sanzioni imposte con legge regionale. Monti al Morvillo, il giorno difficile del mio governo. Nessuna alleanza con Vendola, il no è secco da parte del Premier Monti ieri in visita a Brindisi presso l'Istituto Morvillo. Monti ha detto nel suo intervento che il giorno dell'attentato è stato il più difficile del suo governo e poi ha risposto alle domande degli studenti. Inviti al commissario perché rientri in Apulia Film. Gravissimo uscire da Apulia Film Commission, lo dice Fabio Marini, location manager tra i più noti per aver portato a realizzare nel Brindisino, tra gli altri, il film di Sergio Rubini e Lina Wertmüller. Ruba energia, nei guai un 48enne, le bollette dell'Enel non le pagava, ma in compenso poteva permettersi di avere in casa elettrodomestici e stufe. Un 48enne di Oria è stato denunciato dai carabinieri. Flash mob antiviolenza, scuole sensibili. Docenti e studenti anche a San Pietro si sono incontrati per il flash mob planetario contro la violenza sessuale e gli abusi. Sorpreso dai carabinieri a rubare ortaggi nei campi, arrestato un 45enne di San Vito che stava facendo incetta di ortaggi in un podere che non era il suo. Tempestivo l'intervento dei militari. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, News venduta a 310 euro. Dalle indagini in retroscena sul passaggio di mano della società al setaccio IPC, appena 310 euro è il capitale sociale della News SAS. Anche sui dettagli economici e patrimoniali si concentra il lavoro degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta su incarichi e convenzioni siglate dal comune con News e Motumus. La visita di Monti, il giorno più nero, l'addio a Melissa. Accolto dalla dirigente Rosanna Maci e dal papà di Melissa, Mario Monti, ieri in visita a Brindisi al Morvillo, ha dialogato con gli studenti per più di un'ora. Migliaia di foto porno con bambini nei guai dopo il sequestro del computer. Immagini shock custodite nel proprio computer e fatte circolare in rete. Oltre 15.000 foto e 371 video pedopornografici. Con questa accusa è finito nel registro degli indagati un 38enne di San Vito. Abusi sessuali, prete a giudizio, abusi sessuali su una minore, chiesto il giudizio per un sacerdote in servizio fino al 2011 a Oria. Il prete, tramite il proprio legale, ha già chiesto il rito abbreviato. Missione Miami per intercettare le navi da crociera. Missione in Florida per agganciare navi da crociera è l'obiettivo del viaggio del presidente dell'autorità portuale di Brindisi, Era Lambides, in programma dall'11 al 14 marzo. Via con soldi e sigarette, colpo in tabaccheria, furto con spaccata in una tabaccheria di Latiano, i ladri hanno portato via soldi e sigarette, 2.000 euro il bottino. Furto di energia scoperti in due, uno arrestato, l'altro denunciato, furti di energia sono stati scoperti a Tuturano e Oria, denuncia e un arresto. Rapina al nord, tradito dalle impronte, catturato l'ex boss. Incastrato grazie alle impronte digitali inviate al RIS di Parma, l'ex boss e pentito della scuma a Saro finisce nuovamente in carcere per una rapina commessa in una gioielleria di La Spezia. In prima pagina sul quotidiano, senza colonne, non è tutto perso, così salveremo Acque Chiare e tutti i proprietari. L'avvocato Rosario Almiento ipotizza un ricorso alla Corte Europea. Per l'Europa, dice l'avvocato, il diritto alla proprietà privata è inviolabile. Comune proroghe allo staff, la delibera voluta da Consales fu approvata dalla giunta la mattina in cui la Digos effettuò il blitz. 10.000 euro al mese per il portavoce e l'addetto stampa. Dopo Vendola, Casini, punto su Ferrarese. Il leader dell'UDC a Brindisi, spero che decida di candidarsi a presidente della regione, ha detto Casini rivolgendosi a Massimo Ferrarese. Noi puntiamo su di lui, è l'unica alternativa possibile per questa regione. Brindisi, città dello sport al Sant'Elia, ancora poche settimane e cominceranno a entrare nel vivo le iniziative previste nell'ambito di Brindisi, città europea dello sport 2014. L'assessore giunta sta lavorando da tempo al calendario degli eventi. E intanto un'altra famiglia si trova senza casa, il dramma degli sfratti a Brindisi. Roberta e i suoi 5 figli sono senza un tetto. La famiglia questa mattina dovrà lasciare la casa di via Sallustio.